Buongiorno a tutti! Allora, come potete vedere, la mia scrivania è piena di libri. Questo sarà il video sui libri letti del periodo. Non sono video molto visti, però a me piace farli, quindi li faccio lo stesso, insomma. Allora, vado velocissima perché, come potete vedere, i libri sono tanti, le cose da dire sono tantissime. Allora, il primo libro che ho letto, per la cronaca, sono libri che io ho letto da novembre 2020. Ad adesso, cioè non li ho letti tutti in un giorno, chiaramente, anche se alcuni sono proprio fini, sono proprio piccoletti, però insomma sappiate che sì, io sono abbastanza veloce a leggere, però insomma non è che faccio i miracoli. Allora, in realtà vado in ordine cronologico. Il primo libro che ho letto, che ho riletto in realtà perché l'avevo già letto, è stato, io ce l'ho qua, lo tengo qui davanti a me, è stato questo qui, Umberto Eco, Il nome della rosa. Allora, questo è successo perché quando è morto Sir Sean Connery, hanno ridato in TV a novembre scorso, novembre-dicembre, adesso non ricordo esattamente, però insomma il periodo era quello, hanno ridato in tele Il nome della rosa e l'ho rivisto e mi ha fatto venire ovviamente voglia di rileggerlo. Ci ho messo un mese per rileggerlo, non è un libro facile, come potete vedere anche scritto piccolo piccolo, e ci sono anche tante parti in latino che io sono andata a tradurre con Google Translate perché non me le ricordavo più. E quindi insomma però l'ho riletto veramente con piacere. Io penso che questo sia uno dei miei libri preferiti in assoluto, quindi ripeto, l'ho riletto veramente con molto piacere. Inoltre è un libro che io reputo adattissimo per fare bibliomanzia, quindi per fare divinazione. Poi a Natale sulla pagina della casa editrice NPE, che sta per Nicola Pesce Editore, c'era questa offerta: acquistando Il fiato di Edith, che è questo libro che ha scritto Nicola Pesce, ti regalavano 5 libri a caso in regalo di case editrici varie. Io l'ho trovata una idea molto carina. Io poi ho comprato, oltre al fiato di Edith, ho comprato anche l'altro libro di Nicola Pesce, Le cose come stanno. Quindi in realtà io ho comprato 7 libri e non 6, e ho speso in tutto 16 euro. Lo vedete qui, questa è la bolla. Quindi adesso sulla pagina di Nicola Pesce Editore c'è in offerta, ti regalano 5 libri insieme alle cose come stanno. Quindi lui ha questo modo per promuovere i suoi libricini, fa bene perché è una strategia di marketing che io trovo molto valida. Ora, di questi 7 libri che mi sono arrivati, io ne ho letti 3, ho letto questi 3, Le cose come stanno, Il fiato di Edith e L'uomo che non sapeva dove morire di Guillermo Saccomanno. Andiamo con ordine, Le cose come stanno penso sia il primo libro che Nicola Pesce ha scritto e devo dire mi ha lasciato un po' perplessa. Allora, a prescindere dal fatto che lo leggete in 2 ore, è scritto molto... In un paio d'ore lo leggete, molto grande e sono 100, 100 e che pagine? 126 pagine. Ma a prescindere da quello, mi ha lasciato un po' perplessa perché ora io non lavoro in una casa editrice, però so che ci sono editori, correttori di bozze, eccetera. Invece questo libro mi ha dato proprio l'idea che lui l'abbia scritto tipo in un quaderno e poi l'abbia ritrascritto e pubblicato così com'era. Cioè ha una scrittura molto molto ingenua, a mio parere. Molto molto anche spontanea, se vogliamo. Quindi se siete amanti delle cose spontanee, magari vi può piacere, se non è che dico che sia per forza una cosa negativa. Io devo dire, non mi ha convinto particolarmente, ma non tanto per la scrittura, quanto per, anche se vabbè, preferisco i libri, diciamo, un attimino rivisitati. Poi venivo da Umberto Eco, quindi capite che il confronto era decisamente arduo. In ogni caso, non critico tanto quello quanto proprio la trama in sé. Viene descritto come un thriller, non è un thriller, è una via di mezzo. Se avete visto i film, Vi presento Joe Black, quello con Brad Pitt, e Venere in pelliccia. Vabbè, sono due film, non so se li avete visti. Comunque, diciamo che la trama mi ha ricordato un po' quei due film. Quindi devo dire, non l'ho trovata così originale come mi aspettavo di trovarla, nel senso che mi ha rimandato ad altre cose. Mi ha lasciato anche appunto un po' perplessa proprio per lo stile narrativo. Quindi devo dire, non è un libro che mi ha convinto al 100%. Detto ciò, è la storia di questo attore in decadenza che diciamo adesca delle attrici più per diciamo scopi personali che altro, e questo è l'incipit. Viene a contatto con questa Monica,
che è un'ex ballerina, studentessa, insomma, e poi ci sono le dinamiche tra loro due che partono in un modo e poi, diciamo, si sviluppano diversamente. Non vi dico altro perché sennò vi rivelo tutto il libro, però diciamo che se è un incipit che vi può interessare, per carità, prendetelo pure. Devo dire, ripeto, a me non ha convinto appieno. Idem per Il fiato di Edith. Il fiato di Edith, se non sbaglio, è il secondo o terzo che Nicola Pesce ha scritto e seppur sia scritto meglio, devo dire, perché chiaramente anche lui, secondo me, man mano che scrive poi migliora lo stile narrativo, devo dire però che anche questo libro non mi ha, non lo so, non mi ha convinto al 100%. Per me un libro deve essere realista, non dico reale, ma realista. Questo libro è ambientato in Irlanda, è ambientato in un'Irlanda, io ho vissuto in Irlanda 4 anni e la sua Irlanda non assomiglia per niente a quella che ho vissuto io, quindi già, però uno può dire, vabbè, ci può stare. I nomi non sono irlandesi. Insomma, devo dire, l'ho trovato proprio un po' poco credibile, però essendo scritto un po' come fiaba, ci poteva stare e quindi va bene. Il problema è che il protagonista è un bambino di 9 anni che ha a che fare con questa Edith, che è un'altra bambina, e il libro descritto, cioè il libro viene narrato con appunto la visione di questo bambino e nessun bambino di 9 anni penserebbe così. Cioè io dopo un po' mi sembrava di entrare nella testa dello scrittore più che nella testa del bambino. L'ho trovato un po' un volo pindarico dello scrittore, più che una mente, di un bambino di 9 anni. E quindi l'ho trovato po poco credibile per questo. Detto ciò, la storia è anche carina, se vogliamo, perché è la storia di questo bimbo che, viene a contatto con questa bambina che è malata, in realtà, è in un letto malato, malata. Subisce purtroppo diciamo, la maledizione di questa strega e in realtà l'antidoto è in casa sua, a casa di questa bambina si è riempita di ampolle, bottiglie e bottigliette, una di queste bottiglie ha l'antidoto ma non si sa quale sia. Quindi l'incipit in realtà è molto molto carino, lo sviluppo non mi è piaciuto, non mi è piaciuto il modo in cui evolve la storia, ecco, non vi voglio svelare troppo perché appunto se poi lo volete leggere non vi voglio spoilerare, quindi questo comunque è Il fiato di Edith, anche questo devo dire l'ho trovato migliore rispetto alle cose come stanno, però ci sono alcuni elementi della trama che non mi hanno convinto. O poi è il mio giudizio soggettivo, sia chiaro. Magari voi lo leggete e lo trovate il libro più bello del mondo. Per fortuna il mondo è bello perché vario. Il terzo libro dei sette che mi sono arrivati è questo qui, L'uomo che non sapeva dove morire di Guillermo Saccomanno. Allora, questo è scritto decisamente bene, nel senso che ha uno stile narrativo che a me è piaciuto moltissimo, è scritto proprio bene, una scrittura molto cruda che a me non dispiace, mi rimanda sempre un po' ad Agatha Christie, eccetera. Quello che mi ha lasciato perplessa anche qui è un po' la trama, nel senso che innanzitutto, vabbè, il titolo io non lo avrei messo così, il titolo originale è L'Officinista, se non mi sbaglio, sì, è L'Officinista, non so se lo leggete, io l'avrei tradotto come L'Impiegato, perché questo è uno spoiler, secondo me, piuttosto grande. Ed è la storia di questo impiegato che tutti i giorni va in ufficio, vive in questo futuro non meglio identificato, un po' alla Blade Runner, dove ci sono questi cani robot che vanno in giro e i bambini zombie che vanno in giro. Tutti i giorni ci sono retate, la polizia che incombe, esplosioni, ribelli, quindi insomma vive in una realtà sicuramente non facile, e niente, noi seguiamo quest'uomo che ha le prese con una famiglia con cui non si trova bene e con una storia, con questa segretaria che lavora insieme a lui in ufficio, quanto mai bizzarra, ma più che altro lui la vive in maniera molto angosciosa. E quindi è un libro che in realtà, seppur io abbia colto determinate similitudini, se vogliamo, con la vita nostra moderna e molte paranoie che ci facciamo al giorno d'oggi, è un libro un po' deprimente, non nego che sia un libro sì, un pochino deprimente. Poi, per carità, ripeto, è scritto bene, ci sono degli spunti molto buoni, ci sono anche delle frasi molto interessanti, però ecco, insomma, non è un libro che rileggerei.
ho letto tre dei libri che mi ha mandato una di voi, che bacio, abbraccio, ringrazio, non ho parole veramente per, insomma, per ringraziarla ulteriormente di questi bellissimi regali, anche se devo dire che mi ha rapito il cuore di questi tre libri è stato uno solo. Ma andiamo con ordine. Questo me lo aveva mandato ancora l'anno scorso, è di Angelo Floriamo, si chiama La sensualità del libro, piccole errance sensoriali tra manoscritti e libri antichi. È un libro che si legge abbastanza velocemente perché appunto sono neanche 100 pagine, sono 93 pagine, però anche qui abbiamo uno scrittore che si è autoprodotto, però è lui a capo di questa collana di libri, quindi se l'è un po' cantata da solo e si è pubblicato questo libro, che io devo dire ho trovato un po' una autocelebrazione. Ci sono degli scrittori che scrivono per gli altri, ci sono degli scrittori che scrivono per se stessi. Ecco, a me questo libro mi ha dato più l'idea di un esercizio di stile, di un voler utilizzare in maniera fiorita la lingua italiana per una celebrazione che vuole essere la celebrazione del libro, ma in realtà è la celebrazione dello scrittore stesso. Quindi anche questo, devo dire, non mi ha convinto al 100%. Idem con patate, dopo Umberto Eco, il nome rosa, sono diventata veramente super selettiva. Anche qui avrò cura di te, Massimo Gramellini e Chiara Gamberale. Allora, vi dico solo che io di Chiara Gamberale avevo letto un paio di libri e non mi ricordavo neanche i titoli. Sono dovuta andare sulla sua pagina Wikipedia per andare a rispulciare, rispolverare i titoli dei libri che avevo letto. Questo già è indicativo. Io non mi sono affezionata, diciamo, alla scrittura di Chiara Gamberale in maniera viscerale. Questo è un libro scritto a quattro mani con Massimo Gramellini, dove in realtà è un rapporto epistolare. Non vi svelo niente di nuovo perché inizia subito così, quindi è un rapporto epistolare tra una donna in crisi amorosa, in crisi affettiva e un angelo custode. L'idea è molto carina, ci sono anche degli spunti molto belli, io non è che dico di no, però avrei voluto, non lo so, avrei voluto che mi piacesse di più, avrei voluto che mi rapisse il cuore in maniera più profonda di quello che ha fatto. Ho trovato degli spunti buoni, ma ho trovato anche dei luoghi comuni tremendi. Mi sono piaciute di più le risposte di Massimo Gramellini rispetto a quelle di Chiara Gamberale. Il personaggio scritto da Chiara Gamberale non mi è piaciuto particolarmente, ma quello è mio gusto personale, però appunto avrei voluto che questo libro mi avesse rapito il cuore un po' di più. Invece sì, ci ho trovato degli spunti interessanti, ma non mi ha particolarmente, diciamo, non è un libro che dico ah wow. So che a alcune di voi è piaciuto tantissimo, ripeto, questo è il mio giudizio spassionato personale, però per me non è stato amore con questo libro. Mentre che è stato amore, è stato amore, 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 è stato con questi due libri. Il primo è Silvia Browni, Profezie, scusate, ho la pila qua di fianco che non vorrei che crolli. Allora, Silvia Browni, Profezie, cosa ci riserva il futuro? Mi è piaciuto tantissimo, tanto che ho sottolineato, cioè l'ho proprio studiato questo libro, ho sottolineato proprio alcune cose. La prima metà del libro, io la consiglio, è meravigliosa, perché parla proprio della nostra connessione eterna con i profeti, che cos'è un profeta, da dove vengono le profezie. E poi ci sono tutte le profezie che Silvia Browni ha canalizzato, insomma, negli ultimi anni e appunto ha messo in questo libro. Ora, io sulle profezie non mi cimento particolarmente, nel senso che alcune avrebbero dovuto essere già, perché lei dà delle date che però sono da prendere con le pinze. Almeno questo è quello che dice lei. Alcune sono già avvenute, alcune non sono avvenute, ma magari avverranno. Detto ciò, io ripeto, sulle profezie non mi
non mi pronuncio, nel senso che non mi ci metto neanche. Alcune sono molto interessanti, alcune sono specifiche, lei è americana, e quindi sono specifiche sulla politica americana, sul modo di gestire gli stati americani, eccetera. Quindi io su quello non mi posso pronunciare. La cosa che mi ha colpito però tantissimo di questo libro è che questo libro in prima edizione è uscito nel 2004, quindi stampato nel 2004. Lei, ho segnato qua, ha predetto il Covid, ragazzi. Perché qua, se io vi leggo, dice: entro il 2020 diventerà di prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma a causa di un'epidemia di una grave malattia simile alla polmonite che attaccherà sia i polmoni sia i canali bronchiali e che sarà refrattaria a ogni tipo di cura. Tale patologia sarà particolarmente sconcertante perché, dopo aver provocato un inverno di panico assoluto, sembrerà scomparire completamente per altri 10 anni, rendendo ancora più difficile scoprire la sua causa e la sua cura. Quindi questo mi ha colpito ovviamente tantissimo. Devo dire che anche la sua risposta mi è piaciuta un sacco. Lei ha scritto: l'importante è saper tracciare il confine tra sana pulizia e il disturbo ossessivo-compulsivo, quello per cui si è più terrorizzati dei germi di quanto molti bambini lo siano dei mostri nascosti sotto il letto e per cui si finisce per tapparsi in casa in preda al panico invece di uscire e vivere la vita. E a me dispiace, ma io sono d'accordo con lei. Io non nego che ci sia ovviamente il coronavirus, non nego che bisogna stare attenti assolutamente, però io non capisco perché se un locale è a norma a pranzo, può essere a norma a pranzo con 10-15 coperti, non lo possa essere anche a cena. Quindi, cioè, non capisco il coprifuoco, non capisco alcuni dei provvedimenti che sono stati presi, onestamente non li condivido. Ripeto, non nego assolutamente il virus e non nego che assolutamente bisogna stare attenti. Io sono la prima, mi lavo, io poi sono germofobica, figuriamoci. Mi lavo le mani 850 volte al giorno, la mascherina la indosso, eccetera, eccetera. Però diciamo che, a mio parere, dopo un anno, secondo me, si potrebbe riprendere, quantomeno a riaprire determinate attività. Però questo è il mio pensiero personale. Detto ciò, il libro l'ho trovato molto, molto carino, molto valido, me lo sono letto, me lo sono divorato e mi è piaciuto veramente molto. Poi ho letto, questo l'ho messo anche ho messo una foto nella community e tantissimi di voi mi hanno scritto, scusate, tantissime di voi in realtà perché a maggioranza femminile, mi avete scritto dicendo che l'avete letto anche voi, che molti di voi sono buddisti e che quindi si sono ritrovati assolutamente in questa lettura. Allora, io non sono buddista, però ho comprato questo libricino perché mi aveva incuriosito. Costa molto poco, costa 2,75 euro nelle librerie e io ho visto che costa 2,61 euro su Amazon. È un libricino piccolino, anche questo ve lo leggete con poco, sono 93 pagine. Ed è praticamente un viaggio alla scoperta del buddismo e della Soka Gakkai, ed è proprio dell'Istituto Buddista Italiano. Ora, io ripeto, non sono buddista, però questo libro mi è piaciuto tantissimo. Innanzitutto perché spiega benissimo appunto le basi del buddismo. E in secondo luogo a me ha donato veramente tanta serenità, tanta gioia leggerlo, tanto che appunto, come potete vedere, ho sottolineato diverse frasi e non vi nego che ogni tanto lo apro e lo vado a rileggere perché mi danno proprio una serenità di animo, un'armonia non indifferente. Quindi questo io è un libro che consiglio a tutti, cioè buddisti e non buddisti, perché è proprio un libro che secondo me ha delle nozioni di base che possono valere al di là del buddismo. A me è veramente piaciuto tantissimo. Questo finisce direttamente nella mia libreria dei libri esoterici, dove ci sono anche i libri sulle religioni. A me piace studiare diverse religioni. Questo è stra consigliato. È molto semplice, si legge veramente con poco tempo, ma è veramente un libro validissimo. E poi ho finito di leggere, questo non è proprio un libro, ma sono 3-4 capitoli di un libro. C'è stato un periodo dove Vanity Fair per gli abbonati metteva gli inserti di appunto 3-4 capitoli dei libri in uscita. E questo è il libro, quello di Jonathan Safran Foer, Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? Allora, io sono vegetariana, ultimamente ho dovuto reintegrare il pesce, però diciamo sono stata per moltissimi anni vegetariana, proprio io non mangio carne. Non mangio carne per rispetto perché ho visto i macelli, per rispetto agli animali e perché anche per una questione di ambiente, visto che le maggiori
fonti di inquinamento provengono dalle emissioni di CO2 degli allevamenti intensivi, quindi io ho fatto questa scelta. Non impongo niente a nessuno, sia chiaro. Quello che ci tengo a sottolineare è che questo libro in realtà non è un libro sul vegetarianesimo, perché viene spesso frainteso come un libro pro vegetarianesimo. In realtà questa è un'analisi molto interessante sul perché mangiamo gli animali. Addirittura c'è un capitolo sul perché, per esempio, non mangiamo cani e gatti. Ovviamente parliamo della nostra cultura, vabbè, lui è americano, parla più che altro delle Americhe, però ovviamente anche noi in Europa, perché ci sono alcuni posti dove in realtà mangiano purtroppo anche altri tipi di animali, però ci sono proprio dei capitoli, l'ho trovato molto interessante, molto, molto carino. Ovviamente io non ho letto tutto il libro, ho letto i primi tre capitoli, però appunto ci tengo a precisare che non è un libro sul vegetarianesimo, ma è proprio un libro che analizza il perché mangiamo gli animali, perché l'uomo odierno mangia gli animali. E quindi vabbè, è un testo che se vi può incuriosire il tipo di trattato, sicuramente fa per voi. Jonathan Safran Foer è uno scrittore che scrive molto bene e mi piace perché si fa diverse domande, questo è lui. Si fa diverse domande e cerca di dare delle risposte, risposte che non sono così campate per aria, ma anche lui si è fatto un po' di giri per allevamenti per il suo paese proprio per dare delle risposte. Quindi, insomma, è un libro inchiesta che io ho trovato molto, molto interessante. Bon, basta, mamma mia, video lunghissimo, d'altronde i libri erano tanti, però appunto ho deciso di farlo perché sennò poi i libri che si accumulano, adesso ne sto leggendo altri due, figuriamoci, sennò i libri poi si accumulano ed è un casino fare questi video. Io spero di avervi intrattenuti, spero di avervi dato dei buoni spunti, ringrazio tantissimo chi mi ha fatto, chi mi ha regalato appunto questi tre libri. Io sono sempre avida di letture, quindi questo cioè i libri per me sono sempre regali stragraditi. E niente, grazie per essere stati con me, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!